Ben ritrovati amici dell'altro lunedì, è stata una domenica un po' particolare per la nostra città, luci ed ombre, sicuramente esaltante la vittoria del Coriano Schiavonea contro il Cetraro, passo falso decisamente inaspettato, quello della Caffè Aiello Corigliano contro il fanalino di coda Reggio Emilia. Partiamo proprio da questa partita, trasferta sfortunata quella emiliana, la squadra del Coccenacci era partita con grande voglia di conquistare 3 punti importanti per la classifica e invece purtroppo proprio contro Reggio Emilia è arrivata una sconfitta per 3-0 che non diciamo ridimensiona i piani di questa squadra, però certamente lascia l'amaro in bocca. Si è perso contro il fanalino di coda per 3-0, apparentemente senza combattere. Questa squadra, lontano dal calore del tifo del Palacorigliano, a volte perde colpi in maniera preoccupante. È chiaro che nono posto in classifica, 27 punti, ancora c'è tanto da lavorare per conquistare una salvezza tranquilla, ma si è sicuramente in scia con quelli che sono i programmi per conquistarla. Però con un avversario alla portata come quello emiliano si sarebbe dovuto fare qualcosa in più. Per quello che riguarda il proseguo della stagione, è tutto da decifrare il percorso perché contro le prime della classe si è giocato in maniera strepitosa, conquistando dei punti importanti. A volte si sono persi punti per strada in maniera un po' balorda, lasciatemi passare questo termine, nella sconfitta di oggi. Purtroppo la determinazione di questi giovani ragazzi c'è, però a volte ci sono dei passaggi a vuoto. È un problema questo da risolvere, bisogna lavorare anche sotto l'aspetto mentale. Speriamo che sin da domenica prossima possano arrivare di nuovo risultati positivi, perché ripetiamolo, la classifica non è assolutamente preoccupante, ma siamo in linea con quelli che sono i programmi della società e dello staff tecnico. Passiamo al calcio, dopo il capitombolo di 7 giorni fa in quel di Torretta è arrivata una vittoria convincente per il Coriano Schiavonia contro il Cetraro. È arrivata una vittoria per 4-0. Al primo minuto Natale Gargiullo, al 43esimo Apicella su calcio di punizione, poi nel secondo tempo al 15esimo il gol dell'appena entrato Basile e poi ha concluso intorno al 35esimo Russo con una bordata da fuori. Russo ottimamente in partita per tutti i 90 minuti, un ritorno importante del giovane ragazzo classe 92 che ormai dell'under ha ben poco per temperamento e qualità. Per quello che riguarda il resto della squadra, mancavano Porco e Zangaro, due giocatori dal valore certamente non trascurabile, ma la squadra ha giocato bene, ha regolato questa formazione che certamente non poteva creare difficoltà all'11 del presidente Elia. C'è stato anche divertimento perché ci sono state belle giocate, ma si è trattato di una gara al piccolo trotto perché una volta dopo essere passati in vantaggio i giocatori hanno giocato con un po' di tranquillità in più perché bisogna certamente anche gestire le forze in vista di un girone di ritorno che si fa sempre più interessante. La squadra è al quinto posto, ci sono ancora tante partite, tanti punti da recuperare. Naturalmente si è nella zona alta della classifica, ma le ambizioni del Corigliano Schiavonea crescono di giorno in giorno e sognare non costa nulla.